Ci siamo stasera, ci buttiamo un pochino su Battleground, così tanto per qualche partitina random, tanto per, poi preferibilmente non facciamo tardissimo, poi questa è sempre l'idea iniziale che andrà un po' a male durante la live, ma spero di no, spero di no, spero di no. Allora, grazie mille a Kazira per la sottoscrizione. Grazie mille, Kaz. Quindi, questa sera, come detto, ci buttiamo su PlayerUnknown's. Vediamo un pochino se riusciamo a sopravvivere un pochino, almeno un pochino, tanto per. E va bene, va bene. Tra poco si parte, nel momento che si uniscano tutti. Tanto qui mi sembra che ci siamo. Sembra che ci siamo. Allora, prima di tutto, in realtà andrei a vedere. Aspettate che. Dov'è il mouse? Ok. Noi potevamo spacchettare qualcosina. Avevamo i reward di Twitch, però abbiamo anche quelli da acquistare, tra virgolette, che sono comunque dei perk che non ci serviranno a niente. Vabbè, ce li ha sbloccati. Sì, ah, eccolo qua. Ok. Ci ha sbloccato il giubinetto. Che è di una tamarra. Ma lo mette sopra. Vabbè, in realtà si potrebbe anche evitare il giubinetto. Andiamo a maniche corte, no? Che ci dobbiamo fare col giubbino? Anche perché non è molto. Molto stealth, eh. Non è molto stealth. Quindi, se, secondo me, andiamo bene con la maglietta di Twitch, poi vediamo. Gatehaven, sì, oggi è uscito il secondo episodio, domani uscirà il terzo, e così via, e così via. La signora non so se si unirà dopo, ci guarderemo. Per il resto, oggi vi ho riportato sul secondo canale anche la prima parte della live di ieri su Mario Kart. Che poi rigiocheremo, poi rigiocheremo. Gatehaven non è che mi sia infognato tantissimo, nel senso ho registrato un paio di episodi, no, tre, anche quello di domani, giustamente, se no non avrei fatto in tempo a domani, anche se capita ogni tanto di dover anticiparsi. Io intanto mi anticipo nell'alzare il volume di gioco, se no me ne dimentico, poi in game fatemi sapere se va bene o meno durante la partita. Wipeout non lo so, non lo so. Giochi in offerta che sono su Play Store non lo so perché non ho visto le offerte che ci sono. Sto aspettando i saldi di Steam, non si sa mai che esca qualche offerta. Scommetto che metteranno in offerta sia questo che Friday, sicuro, sicuro. Vabbè, Friday l'ho preso al volo appena uscito. Questo ho aspettato un pochino, effettivamente potevo aspettare anche i saldi di Steam, però vabbè. Ci può stare, ci può stare. Ok, dai, direi che possiamo anche partire con il primo match. Vediamo un pochino. Gli sconti di Steam, non so se sono partiti oggi o partono domani, forse già ci sono oggi, non lo so. Primo la vedo difficile, a meno che non camperiamo malissimo, aspettiamo che gli altri si uccidano da soli, però non è il mio stile di partita, noi puntiamo a buttarci nel mischione. Ah, ok, no, perché non sentivo l'audio di gioco, invece adesso si sta iniziando a sentire gente che sparacchia, che fa robe e quant'altro. Va bene, va bene. Rainbow Six, ragazzi, io onestamente lo giocai all'uscita, poi non è che mi sia garbato più di tanto, onestamente. Grazie mille a Marzheim per la donazione. Ho pronunciato bene? Spero di sì. Comunque, grazie mille, Marf, per la donazione. Grazie, grazie. No, Gatehaven non è che non mi convince, è che ancora non mi ci sono infognato. Nel senso, tempisticamente non ce l'ho fatta di impugnare perché sto registrando anche le altre cose. Grazie mille anche a Jay Virco per la donazione. Grande Jay Virco, la sportiveggianza sempre e in ogni dove. Ora mi devo ricordare un po' i tasti. Aspetta che bestemmia. Grazie mille anche a Roccamboletto per la donazione. Se ci. Aspetta, mi butto perché hanno rotto il cazzo.
Rocambolesco, Donatello spaccherebbe dei culi qui, eh. Mi sono buttato, non so se ci si sono buttati anche altri. Penso di sì. Tanti si sono buttati, forse troppi, direi. Provo queste case. No, quella è la zona militare. No, forse no, non lo so perché ancora non. Grazie mille anche a Ziggy per la sottoscrizione. Grazie, Ziggy. Vai a bomba, vai a bomba. Dove stanno gli altri? Non lo so. Grazie mille anche a Stefano per la donazione. Grazie mille. Grazie Stefano. Allora, fermi tutti, fermi tutti. Gira, gira così di prepotenza. E là. La porta sta dall'altro lato. C'è la puttana. Aspetta, è sceso qualcuno? No. Non credo. Aspettate questi lag di. Allora, fatemi vedere un attimo. Questo lo prendiamo. Questo pure, questo. Prendiamo tutto. Prendi tutto. Ricarica immediatamente. E subito in casa. Grazie mille anche a Massimo. Là, il là ce lo mettiamo sempre. Sì, sì, per i titoli di guida inizia a far caldino. Inizia veramente a far caldino, ma di brutto. Grazie mille anche a Simo per la donazione. Grazie mille ragazzi. Attenzione, qua abbiamo trovato grandi cose. Questo lo attacchiamo qua. Questo ci attacca Marcazzo. Aspetta, abbiamo il cecchinazzo, eh. Ora abbiate pazienza se leggo un po' meno la chat, se sbaglio roba. Aspetta, qua mettiamo automatico. Ok, mi sono ricordato il tasto, quindi. È da premiare anche questa cosa. Io le porte le chiudo così. Magari non diamo nell'occhio. L'elmetto. Noi abbiamo questo che è di livello 2, quindi no. Però la granata ce la prendiamo. Qua cosa c'è? Munizioni e pistola. No, mi prendo questo. Le munizioni. Vabbè, per il momento lo possiamo anche prendere. Questo qua non possiamo usarlo da nessuna parte, ma va bene uguale. Questo è. Già ce l'abbiamo in realtà. Cioè, che è per il pompazzo in linea teorica, però. Allora, abbiamo già sentito sparacchiare. Ora, aspettate che non mi ricordi i tasti. Calcolando che abbiamo sentito sparare significa che sono nei paraggi, però non mi ricordo. Devo controllare anche quella casa. Ok, aspetta, fatemi vedere pure dove cazzo. Cazzo, siamo non distanti dalla zona di più. Vabbè, vediamo se riusciamo a raccattare qualche ultima cosa. E poi ci mettiamo in marcia per la zona. Allora, questo già ce l'abbiamo, però ci possiamo prendere queste. Oddio, potremmo anche prenderli questi poi. Quello che possiamo attrezzare, attrezziamo poi. Questo ci è utile. Forse anche questo. Ah, questo, ok. Non ci va là, eh. No, cioè già ce l'abbiamo, scusate. Già ce l'abbiamo. Cazzarola. Vabbè, la K47, ragazzi, scusate, ma ci sta. Ce lo teniamo automatico, 7,62 e 7,62, vabbè. Cazzo, stanno qua vicini. Stanno molto vicini. Le scarpe ce le prendiamo. Molto vicini. Aspetta.
questo molto vicini mi preoccupa. Però penso che dobbiamo anche darci una mossa, mi sa. Non siamo lontanissimi, però. Onestamente mi dispiacerebbe morire adesso. Ci avviciniamo, abbiate pazienza, io devo ancora far pratica con le tempistiche, le zone e tutte queste cose, quindi qualche volta capiterà che moriamo perché partiamo in ritardo. Qualche volta moriremo semplicemente male. Lì non so cosa sia successo, ma qualcosa è successo, quindi famoci i cazzi nostri. Aspettate un attimo, com'è che si accucciava? Ok. Sì, come dicevo, Gateven non è male. Ho paura a leggere la chat perché so che mentre leggerò qualcuno mi spunterà davanti. Al mille per mille. Secondo me comunque tenere il gioco ad ultra non so se sia una buona idea. Sapete perché? Perché mi ricordo anche a Rust. Vi ricordate quando mettevamo il gioco al massimo dei dettagli? Avevamo troppi dettagli. E quindi ci perdevamo tipo i nemici, le cose per strada. Stanno sparando credo da lì. Quindi io onestamente mi defilerei. Quello lì sotto non è una persona, o sì? Cazzo del cazzo. No. Solo ora. Sento sparare non so da dove, ma che c'è l'aereo che copriva gli spari. Onestamente non si vede un cazzo. No, la padella non ce l'abbiamo. Non vado lì perché ho sentito degli spari. Onestamente, eviterei al momento zone abitate o zone che possano attirare l'attenzione. Anche se effettivamente ci stiamo spostando verso la cassa di rifornimenti che potrebbe far gola ad alcuni. Aspetta, è una macchina. Quella è una persona. Cazzo. Mi devo avvicinare. Vedete, adesso le piante ci hanno fregato. Sta scappando malissimo quell'uomo. Vabbè, non è detto che dobbiamo sparargli, perché sparandogli attiriamo l'attenzione. Quindi anche gestire bene. Ecco, quella è un'auto, per esempio. Tipo, adesso controlliamo che quello sicuramente si andranno a sparare tra di loro. Però no, non è vero. Paura che qualcuno venga. Infatti, vedete, quello gli ha sparato. E ha attirato l'attenzione. Noi ne abbiamo approfittato. Vabbè, là dovevamo sparare, ragazzi. Non è che potevamo evitare. Si era messo così. Non abbiamo fatto un headshot. Però un colpetto gliel'abbiamo dato. Dove siamo? Mi sa che conviene che ci diamo pure una mossa. Non so se sta ancora nella casa. Nel frattempo però me do. Mi attrezzo eventualmente col mitrino. Vattene la pesca, ma dove cazzo può essere andato?
O è scappato o si è imboscato nella casa. Imboscato nella casa. No. No. Ma scusate, ma scusate. Ma che coglione. Mi era acquattato con la cappa, non ho fatto in tempo manco a sparare un colpo. Ci ha one-shottato all'istante. Maledetto. Cioè, potevamo giocare molto meglio. Il fatto è che non volevo andare verso la zona perché poi sapevo di averlo alle spalle. Ho pensato anche alla granata, in realtà. Sono Sei morto. morto, sì. Sì, già. Ci avevamo pure un armamentario di tutto Ciao a punto. tutti. Cazzo. Qua ho fatto stronzata. La prossima volta devo tenere più a mente la. Cioè, ci avevamo la bomba e ci ho pensato. Ho detto, adesso provo a vedere dove si è piazzato e magari se sta ricaricando. Invece no, ci han culato. Vabbè. Maledizione. Mi dispiace perché avevamo. Così è morto. Aspettate, non so cosa sia successo. Datemi 30 secondi che lo riavvio un attimo. Volevo fare una cosa sportiveggiante, ma non ci è riuscita. Prossima volta bomba, sì, mi sa che conviene. Questo è quanto. Fatto riavviare. Ok. Vediamo se l'autenticazione va o se è crashato il server. No. Vacca troia. Ma è Steam? Mi sa che Steam non va. Ma non fa neanche fare un cazzo però. Aspettate. Fatemi capire se c'è qualche. Ma vabbè, l'aggiornamento di gioco me l'ha scaricato prima di partire. E infatti no, non c'è un aggiornamento. Morto, morto. Morto, morto. Ci riprovo un'altra volta. Cos'è? Allora. Non è che c'era qualche manutenzione ai server e io non lo sapevo. Potrebbe essere per Ma è su Isa. Steam Battleground? Sì. E allora ha un problema Steam. Stanno. Sì? Sì. È Ah. morto, dicono. Dicono che è morto Steam. Se è morto Steam, ci salutiamo qui perché non possiamo fare niente. Ah, ce l'abbiamo fatta, attenzione. Vabbè, non so se dureremo, ma proviamo. È probabile con i saldi di Steam, sì. È possibile che ci siano problemi. Piante contro zombie dovrò installare chissà quanti giga di patch. Sono anni che non ci gioco. Probabilmente no, non devo installare anche il gioco. L'ho tolto dalle.
Allora, vediamo se ha. Se era un'offerta ottima cosa, sono tutti bei giochi, sia Euro Truck, Assetto Corsa, City Skyline, anche Subnautica, certo deve essere ancora migliorato, ma ci sta. Allora, ragazzi, giochi da comprare, secondo me conviene che vedete un po' di serie sul canale, che vi dico sempre cosa ne penso del titolo. DLC di Bloodborne, dovrei riprendere Bloodborne, quindi. No, non ci sono piani per farlo uscire su PS4 questo titolo, al massimo su console uscirà per Xbox One X, poi vabbè, penso su tutte le versioni di Xbox. Si è già buttato qualcuno. Io aspetto quella casa lì nella boscaglia. Che non è forse una casa, però buttiamoci su. Sta finendo la mappa. Sì, ci buttiamo in zone un po'. Infatti mi sa che non è neanche una casa. Aspetta, va. Buttiamoci là. Andiamo a queste tre casupole. No, non è su PlayStation questo gioco, non c'è. Vediamo se sarà sceso qualcun altro qua. Proprio qua nei paraggi sembra di no. Sembra, però. Mai dire mai. Cazzo! Cazzo, stanno tutti là. Qualcuno viene qua sicuro. Sicuro. Perché erano scesi in troppi là. Momento, al momento prendiamo tutto il prendibile. Quando ricarica non può fare nient'altro. Bene. Sta pistola mi sa che. Cazzo, già si stanno sparando malissimo. Questo significa che già sono attrezzati bene. Cioè, abbiamo le munizioni per il pompazza. Stanno qua. Porte le chiudo. Uno perché. Se qualcuno entra non si aspetta che noi magari siamo qui dentro. Vabbè, magari non ci chiudiamo dentro però. E due che magari perdono pure tempo. Occhio. Lì si stanno sparando male. Famoci i cazzi nostri. Allora. Cazzo, devo trovare uno zaino. Immediatamente. Se no non posso prendere più nient'altro. Questo è un problema, questo è un bel problema. Allora, mi tengo questa di pistola per il momento. C'era un'altra casupola, mi sa, qui di lato. Non mi sento al sicuro, ma va bene. C'è qualcuno qua dietro. Sì. Aspettate, che
Caricatore maggiorato me lo vorrei tenere perché per un'arma che sicuramente utilizzerò più di questa, se la trovo. Questo sta qua, ti sta aspetta che esco. Se andiamo l'uno contro uno mi spacca il culo perché c'è il fucilazzo. Non è successo niente. Allora, grande lo zaino. Mi spiace, buon uomo, mi spiace per lei, ma che dobbiamo fare? La sopravvivenza è dura. Ok. Sì, al primo colpo l'avevo lisciato malissimo. Tra un minuto, tra l'altro, sì. Microsi Vector, questo è lo stesso, questo, ok. Sente sparare. Aspettate perché qua in casa avevamo lasciato delle cose importanti. Era questa la casa? Cazzo, se lo ricordo, no. Sì, era forse questa stanza. Importanti erano le munizioni, normalmente le bende anche da qualche parte, ma calcolate che ah, siamo in piena zona. Cazzo. Cazzo. Voi dite ottima cosa, io dico no. Perché non sto attrezzato così bene da poter resistere fino alla fine qua. Cioè stiamo al centro. Non lo so. Vabbè, per il momento rimaniamo qua. Pare brutto fa la cosa dei camperoni, però che cazzo dobbiamo fare? Stiamo al centro precisi. Che vi devo dire? Vediamo un po'. Aspettiamo un pochino. No, non sto messo benissimo, è quello il problema. Vabbè, ma qua siamo troppo allo scopo perché ho sentito sparare troppo nelle vicinanze. Quello è il problema. Che andando in giro è rischioso. Perché lì sparavano malissimo. E a livello di mappa di qua siamo un po' troppo lontano. Ci proviamo, io seguo il vostro consiglio, eh. Ecco nella O1. Non è vero, è una farfalla. Sono farfalle, scusate. Secondo me moriamo malissimo. Ma di brutto brutto. Le case più vicine sono quelle da dove sparavano. E non credo di potermi neanche avvicinare troppo. Vediamo se lascia qualcosa l'aereo.
Pazzo. Troppo lontano. Ho paura ad andare lì. Meno che quelli che stanno qui non si vadano ad avvicinare in quella zona. Sto dando una occhiata panoramica. Magari c'è qualcuno che ci cecchinerà male, sicuro. Però effettivamente col pompazza e la pistoletta dove cazzo andiamo? Questo è un problema. L'unica cosa è andare verso quella zona lì, che è estremamente pericolosa, però ci si può provare. Sfruttando eventualmente gli alberi, che ce n'è uno e due, quindi fino a un certo punto. Ma sì, un po' di azione, se no dobbiamo aspettare fino alla fine della partita, sai che due coglioni. Siamo scopertissimi in una zona estremamente rischiosa, però che cazzo dobbiamo fare? Ci si prova. Ci si prova. Cazzo, ma non passa. Non salta? Ah. Giustamente. Erano atterrate troppe persone in zona, ragazzi, per aspettarsi di trovare qualcosa. Non è per sfiducia. C'erano 5 persone qua, figuratevi se non si sono fregati già tutto. Cioè, paradossalmente, buttandoci nella zona più centrale, più centrale a culo, tra virgolette, ci siamo ritrovati nella zona centrale. È stata una bella sfortuna. Secondo me qualcuno qua si è imboscato. No? E ha lasciato quello come esca. Ma vabbè, non c'è una sega però. Sì. Tra l'altro quello che noi abbiamo non possiamo neanche utilizzarlo perché abbiamo delle armi un po' così. Ok, vabbè. Tocca arrangiarsi. Tocca aspettare anche. A sto punto mi sa che era meglio che rimanevamo nella nostra casupola, zitti zitti quatti quatti chiusi nel cesso, non è per sfiducia, ma poteva essere una grande strategia. Perché comunque quella,
si trova in una zona ancora più centrale. Ora ci sarà andato sicuramente qualcuno. Che poi noi con la pistoletta dove cazzo andiamo? Pompazza peggio ancora. Tanto per, facciamo azioni evasive da panico. Probabilmente moriremo malissimo, ma va bene. Fatemi vedere se c'è qualcuno. Sembra di no. Se no dovevamo fare il giro e mi rompo i coglioni. Torniamo a casa base, se moriamo male, vabbè. A quel punto, ragazzi, è meglio che ci imboschiamo nella vecchia casa. Perché è più centrale. Certo, col il passo del giaguaro, però. Stazione estremamente sportiveggiante. Sì, probabilmente si sta scartavetrando dalla testa ai piedi, ma onestamente preferisco capitare in zone più periferiche dove magari c'è più azione. Qua siamo capitati in questa fottuta zona centrale dove praticamente non abbiamo trovato niente se non una pistoletta e un fucile a pompa che ci preclude ogni attacco possibile se non abbiamo quello, il nemico a un passo, però vabbè, se c'è qualcuno che ci punta ci ammazza come niente qua, però magari rimanendo bassi, che cazzo ne so. Sai. Ho fatto delle esplosioni da qualche parte. Ah, lì sotto, vabbè. Sono i bombardamenti che a noi non dovrebbero colpire, no? Ora, se qualcuno ci ha fregato la casetta è problematica la cosa. Ah, col cartone forse saremmo stati più visibili, forse è meglio così. Ogni tanto mi giro per vedere se c'è qualcuno, perché facciamo così al contrario. C'è qualcuno appostato in queste che era la nostra. Aia. Ah, è andato dritto, ok. Si sente sparare. Controllo, eh. Porte le avevamo chiuse tutte. Guarda, entro qua. Dai, un'occhiatina in giro la diamo. Sono veramente chiusi nella stanza per tutta la partita, è una rottura di coglioni. So che qualcuno ci può cecchinare facilmente. Però
è stato una partita di involontario camperaggio estremo. Poi ci mettiamo qua in bagno. No, è la seconda partita. La prima ci ha seccato malamente uno dentro una casetta. Ci siamo fregati, fatti fregare male in realtà. Potevo usare la bomba, ma. Vabbè, aspettiamo. In realtà devo andare un po' più avanti. Più in qua. Cioè. E personaggio non ce l'ha un nome. Vabbè, proviamo ad andare, ragazzi. Io mi rompo i coglioni a stare qua, eh. Cioè, preferisco morire provandoci che rimanendo piantato qua. Sti cazzi. Anche perché non siamo armati per lo spostamento. Gli altri adesso staranno messi di tutto punto. Però, che dobbiamo fare? Allora, là si stanno sparando male. Lo so, ragazzi, per. Ah, no, cazzo, là. Ma l'area cambia ogni cazzo di volta, scusate. Pensavo l'avesse spostata lì davanti e quindi io me ne sono riandato là davanti. Che cazzo è? Merda. Cazzo ne so, questa fa sopra e sotto, sta. Ma torno nel mio bagno. Scusate, ma. E fa sopra e sotto sta cazzo di zona. Vabbè. Quindi magari. No, perché pensavo che comunque l'ha spostata lì. Magari continuava a stringersi lì. Invece si è stretta e poi te l'ha risputata da un altro lato. Quindi. Sì, la porta la chiudiamo dopo, adesso voglio sentire. Anzi, in realtà vorrei dare un'occhiata, perché sono curioso, scusate. E sai che due rotture di balle a stare veramente chiusi nel cesso senza muoversi, almeno una mezza girata alla casa, diamocela. Ci potrebbe essere fatale, però sti cazzi. No? Vabbè, vediamo. Dove va questo con la macchina? Eccolo là. Sta facendo il giro qua. Noi tra un po' penso che ci dobbiamo spostare, eh.
Sì. Dobbiamo andare nella zona bianca, quindi. Quindi Damose. Le munizioni de merda. Questo è quanto. Vabbè. Abbiamo provato a farli male, ma non ha funzionato. Ma noi un colpo abbiamo sparato, e quello è il fatto. Mortacci sua. Va bene, ventesimi campionati, siamo caduti male, siamo caduti male. Facciamo meglio quando siamo dalla distanza. Maledizione. Ci ha seccato malissimo. Il pompazza non è. Dobbiamo avvicinarci troppo col pompazza. Eravamo un po' ignudi per essere più prepotenti in queste fasi, eh. Adesso ci ributtiamo. Andiamo a cercare un'altra partita. Adesso per i perk ci vogliono 1400 punti, mi sembra. H1Z1 non l'ho giocato perché non mi ha convinto, onestamente. All'inizio sembrava figo come progetto, ma poi... Quando doveva essere un'esclusiva Sony, se vi ricordate all'inizio, poi è andato un po' in malora, secondo me. I requisiti li trovate su Steam. Non li ricordo onestamente. Spara gratis, noi abbiamo il capello. Sei invidioso dei capelli, di' la verità. È inutile che fai furbo, giovane. Ti piace i capelli, eh? Tu non ce li hai, giovane. Guarda là. Se fa un spiritoso, ti piace la maglietta dei Twitch, eh? Non si può girare. No, le ricompense non credo si vadano a resettare. Non lo so, io ce l'ho da qualche giorno, quindi non ho valida idea. Allora, stavolta ci buttiamo un po' più in là. Famoli fa. Famoli fa. La maglietta di Twitch in game, se avete Twitch Prime, collegate l'account e ve la dà. Ora direi di andare perché è finita la mappa. Guarda, appunto questo qua sotto proprio. Dritto per dritto. Dritto per dritto. Alla fattoria. Ah, vabbè, allora ottimo. Sì, mi sembra anche giusto che si resettino, perché alla fine, se no, ci vogliono mille mila. Soprattutto per scaricarti delle stronzate. Cioè per sbloccare delle stronzate. Maledetti. Allora, quello sta andando lì, credo, spero. No, quello qua viene, sicuro. Cazzo! Fermi tutti. Chi trova l'arma più prepotente qua ha vinto. Ecco, abbiamo trovato la pistoletta.
scatole. Non c'è nient'altro, cazzo. Questo mo ci spara mentre stiamo a cercare le cose, sicuro. Allora, aspetta, fatemi vedere una cosa. Metti sto cazzo di coso. Lo so, qua siamo un po' scoperti, però. Mi metto livello 2 medikit. Quello è entrato lì. Aspettate qua. Sono fasi critiche. Sta qua intorno. Aspettate che... Proviamo ad attrezzarci. No, non è entrato, era fuori, credo. Vabbè, se entra noi qua stiamo. Cazzo, se è grosso sto piano, eh. Abbiamo beccato una bella casupola. Lo sento da ste parti. Non so dove, ma è qui intorno. Questo che è livello 2, ok. Aspetta, dove cazzo dobbiamo andare? Vabbè, ci stiamo. Siamo calmi, eh. Vabbè, io vorrei andare un po' anche a caccia di questo, però, eh. Aspetta, adesso approfittiamo del bombardamento. Magari pure lui le sta a chiudere le porte. Stiamo tutti e due qua come dei topi. Facciamo un po' troppa caciara, però. Sì, però scusate, ma che cazzo è? Ma che sparasalve, dai. Questa è una stronzata. L'abbiamo preso con la K così, neanche... Bah. Secondo me è una stronzata. Non lo so che arma avesse, ma...
Mi sembra una stronzata. Sì, ho capito, ma la K è anche cazzuto e cattivo, eh. Cioè, non è che ci abbiamo la pistola a salve. Questo è quanto. No, no, continuo un'altra partitina su questo, su questo. La zona rossa è quella che si bombarda, cioè dove viene bombardato. Quindi magari ti metti al riparo eventualmente. Sperando che non crashi Steam ogni tanto. Friday non lo so, vi faccio sap, vi faccio sap. Tanto cerchiamo l'altra partitazza. Però sapete qual è il fatto? Che tu sei comunque accucciato, però sei più alto di lui. Quindi lui salendo è più facile che lo becchi tu in testa, perché sei comunque più in alto. Anche perché avevo puntato la porta. Forse un po' troppo basso, però. Forse ci danno fuoco a gratis. Bloodborne è un bel gioco, sì. Se ti piace il genere, sì. Hello, my friend. I got it. To go! Allora, allora. Qua si butteranno miglia mia. Puntiamo a quel casolare vicino alla cittadina. Ci punteranno in mille mila, ma va bene. Ma non credo ci sia molta differenza così, cioè nel senso così poi ci spostiamo anche noi, è meglio andare in terza. Ci spostiamo troppo poi. Arca la troia. Cazzo. Mi sa che sarà problematica. Cazzo. Aspetta, qua. Venga qui, buon uomo. Venga qui. Eccolo lì, grande così. Grande kill questa, eh. A mani nude. E che cazzo. Scusate, ma non è che stiamo qui a perdere tempo. Questa è zona mia, giovane. L'avevo vista prima io. Fanculo. Aspetta, però fatemi chiudere la porta che fa corrente poi. Allora, allora. Sti
questi li prendiamo. Qui non c'è niente. Non mi sento comunque al sicuro, quindi occhio, eh. Questa era la porta di casa? Ah no, di un'altra stanza. Dove non c'è niente, non c'è. C'è un elmetto. Vabbè. Aspettate che proviamo ad andare nel sottoscala, non c'è niente, andiamo su. Oh, qualcosa l'abbiamo trovata, dai. Livello 1. Aspetta, fagli un grande le munizioni. Automatico. No, il metto ce l'abbiamo. Granata stordente, proviamo a prenderla. Ok, vediamo un attimo. Aia, siamo al limite. Si sente sparare, bene. Ci proviamo ad allontanare da qua. Là moriremo male perché abbiamo visto che sono atterrate mille persone. Però bisogna provare ad allontanarsi. So che siamo qua alla mercé di chiunque, ma ci si prova. Fatemi vedere se c'è qualche inseguitore. Ci si prova. Allora, il pompazza non lo so, eh. Vabbè, per il momento ci può pure stare. Eh no, ragazzi, dobbiamo comunque attrezzarci a dovere, sennò dove minchia andiamo? Questo che livello è? 2, questo è livello 2 uguale. Ok. Allora, questo al momento non lo possiamo usare, però non si sa mai. E da qua ce ne possiamo andare. Qua sarà difficile sopravvivere, mi sa, eh. Qua la vedo un po' male, però. Starà pieno di gente. Qualcuno forse, non lo so. Vabbè, sti cazzi, eh.
attimo dove stiamo. Al limite, al limite. Allora, se c'erano dei bendaggi significa che non dovrebbe esserci nessuno. In linea molto teorica. Però queste zone così... Ecco, è arrivato qualcuno con la macchina. L'abbiamo trovata la... Però questa qua non è, secondo me, un granché, eh. Non lo so. Proviamola, va. Si stanno a sparare male. Ed era qui vicino. Qua è a colpo singolo, poi non so neanche... Vabbè, sti cazzi, eh. Ci proviamo, giusto per curiosità. Moriremo malissimo, ma va bene. Vorrei controllare un attimino se... Magari da qua sopra addocchiamo qualcuno. O qualcuno addocchia noi in realtà. Dovremmo andare lì. Però hanno sparato da una zona molto ma molto vicina. Quindi... sparare anche da lì sotto. Do una un'occhiatina, come detto, un po' di camperaggio qui. Poi questa, secondo me, stanno a sparare pure qua. Siamo capitati in una zona non proprio... colpo silenzioso, però colpo singolo. Questo è un problema. Silenzioso ma singolo. Sparare malamente da qua dentro, eh. Vabbè. Che vogliamo fa? Usciamo. Secondo me quella è se vedi qualcuno tipo alle spalle. Noi dobbiamo andare di qua. Ho capito, ma... Non mi sento per niente al sicuro. Costeggio il muretto perché secondo me qua dentro... Viste le schioppettate che abbiamo sentito? Non sarà proprio una zona amichevole, eh. Ah, aspetta però. Scusate ragazzi, ma lo scar è lo scar. Lo scar mi garba. L'abbiamo beccato una volta e non è andata male. Se poi riusciamo anche a... attrezzarlo così è meglio. Tra un po' dobbiamo scappare, eh.
tra un po' tocca scappare. Vabbè, andiamo, va. Esco dal retro. Sto cazzo. Comunque salta di merda il personaggio, eh. Cioè, spesso secondo me muori perché non riesci a saltare. Morte da salto mancato. Ci sarà qualcuno che ci aspetta? Sicuro. Sicuro. Con quanta leggiadria. Damose. Adesso se qualcuno parte dopo di noi, ci ritroviamo alle spalle. E ci spara malissimo. Provo ad andare un po' più in qua che... Negli edifici secondo me c'è gente cattiva. Aspetta, lì c'è un'auto però. Meno che non c'è qualcuno che la sta utilizzando come esca. Perché la porta è aperta. Certo, l'auto crea un po' di panico. Fatemi vedere. Vabbè, proviamo, va. Ci proviamo, ci proviamo. Non la faremo troppo lunga la live, ragazzi, perché... Che ore abbiamo fatto al momento? Le 11 meno 10. Vediamo un pochino verso le... 11 e qualcosa, ci salutiamo. Secondo me conviene abbandonarla prima di arrivare nelle zone abitate, no? Non so, magari un altro po' di strada ce la facciamo. Se ci sparano, ci sparano. Aspetta, c'è uno in moto. Attenzione! Attenzione! Vattene, vattene! Ma vaffanculo, sta dacia de merda! Ma com'è morto? Ma scusate, ma la dacia è inguidabile. Porca troia, volevo fare l'investimento di traverso. Volevo investire direttamente la moto. Porca troia. Maledizione sta cazzo di Dacia. Si è impallata. Dacia gialla tra l'altro, quindi. Bene, 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 ottimo. Di prepotenza. Maledizione. Allora, momento. Vedo se c'era qualcos'altro di interessante. Non lo so, l'altra volta col GPino abbiamo fatto una guida estremamente sportiveggiante perché era più... più sportiveggiante nel destra-sinistra. La Dacia un po' meno, eh. La Dacia un po' meno. La Dacia un po' meno. Comunque andiamo, dai, facciamoci un'altra partitozza.
In realtà siamo andati meglio comunque. Questo è pool party, una cosa molto mentolata, visto che fa caldo. Un po' di menta fresca, menta e frutta, credo. Non so, vediamo quanto dura sta partita. Vediamo un pochino. La chip non lo so, non l'ho mai provata. Avevamo provato il... la cosa lì, l'altro cippino, come cazzo si chiama. Che non era male, che non era male. Giochi single player in live? Non lo so, magari riprendiamo Yakuza. Yakuza? Sì, penso di sì. Sì, Seven Wonders questo qui. MXGP non lo so, perché al momento l'unica serie che vorrei portare costante, cioè mica serie, perché mi organizzo meglio, anche perché mi sta garbando a me, vedo che garba anche a voi, quindi a quel punto se devo registrare qualcosa vedo un pochino anche quello che vi garba a voi, oltre a quello che mi garba a me naturalmente. MotoGP, che penso arriverà quotidianamente, forse anche Get Even, magari Get Even ogni tanto qualche pausa tra una puntata e l'altra. Ma gli horror in live no, ragazzi, faccio le serie in live, facciamo giochi un po' più così fattibili in live, più divertenti da fare in live. Gli horror, se hanno una bella storia, ci facciamo in cioè una bella storia, se hanno una storia ci facciamo in serie, quindi ci sta così. E sbam. Aspetta, dove cazzo si è buttato? Scusa, punta qual cazzo. Tutti qua si sono buttati. Andate a fanculo. Punta. Punta lì, punta lì. Proviamo. Ma la mappa onestamente non l'ho capito se cambia o meno, eh. Non ne ho la più pallida idea. Io qualche similarità tra le mappe l'ho trovata. Poi vabbè, sono così grandi che magari una volta atterri una parte e una volta un'altra. Però sembra che non ci sia nessuno. Ma mai dire mai, perché ste se può mai dire, non se può mai dire. Vai così, giovine, bella cacata. Siamo entrati in una casa dove non c'è niente. No, questo ci piace. Però se prendiamo anche le munizioni è meglio ancora. Andiamo al piano di sopra. Di solito il piano di sopra quello giusto. Vabbè, le munizioni per il momento le prendiamo. Trovare uno zainetto sarebbe meglio. Sta casa è piccolissima, cioè piccolissima, dei corridoi strettissimi. Ora mi perderò male già in questa primissima zona, sicuro. Aspetta, dov'è che dobbiamo andare? Vacca troia. Sembrava non ci fosse nessuno nelle immediate vicinanze, però chiudi sta cazzo di porta. Ci vado là, eh. C'è un secondo piano anche qui. Un bagno con una pistola. Che al momento magari attrezziamo. Cazzo qua sopra. Cos'è?
Vai, controlliamo questa e poi sediamo. Caschetto, questo e quest'altro prendiamo, questo lo mettiamo qua. Mi sembra non ci sia niente. Prendi le scarpe comode. Vabbè, questi ce ne abbiamo 6.000 per la stessa arma che non abbiamo, quindi. Questo è di livello 1, questo. Questo ripara meglio o no? È uguale, vabbè. Questo è di livello 2, ce lo prendiamo. Pantaloni te li lascio e mi sa che è ora di andarcene. Penso che abbiamo raccattato... Questo credo sia una specie di fucile a pompa. Cazzo, se siamo lontani. Però penso che ancora un po' di tempo ce l'abbiamo. C'è un cazzo. Damo se va. Andiamo così di prepotenza. Sì, non è che abbiamo trovato un granché di cose, eh. Un po'. Per leggere la chat non ho... Vabbè, non l'avrei visto uguale. Ma che cazzo di armi prendo io, puttana la Eva Troia? Cioè, gli ho sparato, neanche il sangue è uscito? No, io onestamente non ho capito che cazzo di armi stiamo raccattando, la Troia di Eva. Famoce l'ultima, va. Ma che cazzo ne so, oggi mi sa che è un po' così. Ci siamo estremamente sfortunati, direi. Cioè, le altre volte che erano le primissime partite, siamo andati meglio, molto meglio. La prima volta siamo arrivati quarti e sesti. L'altra volta siamo arrivati sempre quarti e... o sesti, comunque. Oggi invece no. Oggi non è giornata, no. Mi sa di no. No, questo era un fucile a pompa. Non è che puoi sparare a raffica. Dipende dall'arma. Di solito quello automatico lo facciamo sempre. Qua avevamo un attimo. Beh, in realtà non tanto l'equipaggiamento, cioè dipende. Prima ad esempio avevamo trovato lo scar che era figo, però non sono riuscito ad utilizzare, cioè l'avevamo utilizzato lo scar, mi sa che non l'abbiamo neanche utilizzato. Siamo particolarmente scarsi questa serata. Però col pompazza qua ho cercato la zona grande, ma secondo me sparando non l'abbiamo neanche preso. Con cattiveria. Yeah. Cool.
Aspetta, avevo visto una casa. Dove cazzo era? Quella è là. Così andiamo. Paracadute, lasci fare in automatico, vada, vada. Cioè, siamo riusciti ad uccidere quello a mani nude con i pompazzi, niente da fare, eh. Aspetta che qua se atterriamo sul tetto succede un macello, ci spezziamo pure le tibie scendendo dalla casa. Cioè, un momento in cui apri il paracadute che ti disorienta. Mettiti gli occhiali, che con gli occhiali spacchiamo di brutto. Tra l'altro occhiali da vista, secondo me. Gli hanno dato direttamente gli occhiali da vista al nostro personaggio. Allora, mi sono fermato un attimo perché sentivo camminare, ma forse era un'impressione. Questo non... No, non va lì. Ma già abbiamo... che cazzo. Uno zaino immediatamente ci serve. Datemi uno zaino. Niente zaino. Come va? Come va? Posso abbastanza male. Occhio al non accendere il mondo. Salve a tutti. Salve a tutti. Bentornati sul canale di Quetta Leale. Salve a tutti, ragazzi. Bentornati sul canale di Quetta Leale. Questo è quanto. Serve uno zaino. Ma anche un pompazza lo prendiamo, eh. Pompazza. E la maglietta rosa a righe. No, è bruttissima. Cioè, no che è bruttissima. Diamo troppo nell'occhio. Ma non l'ha messo il pompazza, sì. Perché non cambiarlo? Ma vuoi dire che adesso sono venuta io e la Vinci? Che ci giochiamo che arrivi primo? Adesso si spara il personaggio da solo. Cazzo, neanche le munizioni posso portare. Allora facciamo una cosa. Che aspetta, ci giochiamo? Qua che... Scusi. Prego. Un attimino con calma, che sennò. Attenzione, siamo 461, grandissimi. Bravissimi. Si vede che non c'è uno zaino neanche a pagarlo. Porca troia. Comunque siamo anche caschetto. Fortunati dove scendiamo. È un po' un verdone. È un verde bottiglia. Tipo. Allora. Ma poi ti puoi cambiare i colori dei caschetti? No, cambi il caschetto direttamente. Il forziere d'oro? No, ma io in realtà tra poco lo brucio quel cacchio di gioco. Sta diventando sempre peggio, sempre più eroi. Merda. Cancro, stannosa. Basta, basta. Viva Zelda. Zelda mi fa così rilassare. Allora, qua possiamo riattrezzarci un pochino. In realtà potremmo recuperare anche qualcos'altro adesso che abbiamo lo zaino. Attenzione, perché qua andiamo a mettere la cappa. Questo, quest'altro, questo. No, che cazzo fai? Qua. Si è disagiato? Hanno detto il disagio negli occhi di Ale. Sono concentrato. È concentrato. Per poi morire al primo incontro che faremo all'istante, però. Quanti ne siete rimasti? 68. Vabbè, ha già un traguardo. Su 100, quanti ne sono? 100. 100. Allora, allora. Sta casetta mi sa che non l'abbiamo visitata.
potevamo risparmiarcelo. No, aspetta, qualcosa c'era che potrebbe andare bene sul nostro pompazza, anche se il pompazza eventualmente lo toglierei appena possibile. Mi sta facendo bestemmiare troppo Overwatch. Fatemi dare un'occhiata a qua che sembra prepotente la zona. Ma come? Sembra una zona di riserva di armi, non c'è un cazzo. Ci saranno già entrati. Ma infatti sì, anch'io lo so fa il rage quit. Anche qua mi sa che non è che siamo attrezzati alla grande, eh. Allora, dobbiamo andare. Vabbè, non siamo lontani però. Almeno un cazzo di mirino per la K lo... ci lo danno. Allora, lì c'è salve, salve. Un'auto. Però l'auto. Il problema è che crea un po' troppa attenzione. Ho detto che eravamo più di 400, adesso 390. Un attimo, cos'è? È stato. Vi ho bruciato. È arrivata tutti. Lei. Scappati. Ah, tutti. È arrivata la caca cazzo. Sì, la letta sta qui, sta a terra, fa caldo. Cattiva sportiveggianza per niente. Mi ridia la mia Jeep. Allora facciamo il ponte almeno, dai, facciamo il ponte. Ma me ne devo per andare, andare a morire male. Ma stiamo scendendo ancora, 3,90 adesso. Vabbè, io provo ad andare là, sti cazzi, se ci sparano male. Aspetta, c'è l'acqua qua sotto, sì. Oddio, non si guidano malissimo queste cose. Sì, gli animali di questo tipo. Eccolo qua sopra, eccolo qua sopra. Lo so, ragazzi, che moriremo male, ma sti cazzi. Vai, ma lo spaccaculi, spaccaculi. Tanto tra un po' ci salutiamo, quindi... No, però se questo sta chiuso qua dentro... Ti chiedono, può nuotare il personaggio? Non ne ho la più pallida idea. Ah. No. Da dove ci hanno sparato? Scusa, aspetta che lo rivedo qua. No, sta un po' in ritardo. Zan zan zan. Stavo leggendo la chat, però non ho capito da dove ci hanno sparacchiato. E comunque il fuoco automatico c'era, non è che lo... No, non si vede da qua, si è impallata. Vabbè, non ho capito da dove ci hanno sparacchiato. Quindi è anche inutile la domanda se può nuotare il personaggio. Da morto forse sì. Almeno galleggia. Da fuori, che bastardi. Addirittura. Allora ce n'era un altro, perché quello era sul tetto, non avrebbe fatto a meno che non si è buttato di sotto. No, però io non riesco a vederla da qui. Ok. Buffera? No, è questo qui. Più. Questo qui. Momentus. Perché quello magari non è aggiornato, visto che se impalla, no? È uguale. Va bene, dai ragazzi, io a questo punto direi che ci salutiamo qui con questa live questa sera. Come detto, non facevamo tardissimo, siamo andati malissimo questa sera. Questa sera ci hanno fatto il culo a strisce. Ma perché non c'ero io che ti incoraggiavo. Infatti si è visto come siamo andati sportiveggianti. Allora, la gente appena arrivata, se n'è andata, tu sei morto. E questo è quanto, e la live finisce, quindi. E questo è quanto.
Dai ragazzi, a parte tutto, grazie come sempre per aver seguito la live, poi ve la riporto sul secondo canale come sempre e ci vediamo alla prossima. Domani non vi perdete Ciao. i video di giornata e neanche i video di oggi che sono usciti, mi raccomando, ci sono un sacco dei video, un sacco, controllate sia prima che il secondo canale, poi domani vi riporto o la seconda parte della live o questa o magari tutte e due, vediamo come riesco ad organizzarmi, magari una la mattina o la sera. Domani ci vediamo domani, ci vediamo domani. Vi faccio sapere sulla Ciao. pagina Facebook. Dai. Ciao Buonanotte. ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao ciao. Ci vediamo domani.